Eccoci dunque a un altro degli appuntamenti con Sia Benedetto il Basket e ne parliamo dopo la sconfitta di Scafati, ma essendo la nostra una rubrica che prescinde dall'andamento del confronto della domenica, scegliamo un po', come dire, uno dei punti, una delle domande che si può porre durante la partita, poi cerco di capire con la collaborazione di Giovanni se ha dignità per diventare una vera domanda. E penso che, intanto buongiorno a Giovanni, penso trattare l'argomento rapporto con l'arbitro sia sicuramente affrontare uno dei temi più delicati. Probabilmente da serie a serie questo rapporto cambia, perché poi a partire da un certo livello vi vedete anche più spesso, imparate a conoscervi. Ma la domanda è un po' questa. Forse capita di dire adesso gliene dico quattro perché mi ha stufato, e poi scatta il senso di responsabilità di un tecnico che in quel momento sta guidando la partita, quindi certamente deve avere anche la responsabilità complessiva di guardare a se stesso, alla squadra, al risultato. Come vanno queste cose, Giovanni? La vanno come di solito si gestisce i rapporti con gli altri. Non cambia il fatto che sia un arbitro, un giocatore, un dirigente, un allenatore avversario. La verità è che se pensano subito un torto, sono l'idea che bisogna dirla anche in maniera abbastanza forte. E quello che faccio nei confronti degli arbitri, se penso che abbiano fatto un torto ai miei giocatori, alla mia squadra, quindi a me, è normale, è giusto comunque cercare di parlarne, di dirlo anche, non dico ad alta voce, ma in maniera molto decisa. Se si tratta nell'ora veniale di una cosa che ho interpretato male, sono anche disposto ad ascoltare quello che l'altro viene a dirmi. L'importante è che quando c'è una conversazione tra due persone che discutono di qualsiasi cosa, che l'interlocutore che tu ti trovi di fronte ti dia delle risposte intelligenti, odio gli stupidi, chiunque essi siano, ci sono arbitri, allenatori, amici o conoscenti. Ma tu hai l'impressione, Giovanni, tu hai l'impressione che questa filosofia sia applicabile alla più alta percentuale possibile degli arbitri? So con chi. No, mi sono spiegato male, che la applicano, forse meglio dire. Ma poi qual è il problema? Io ripeto, siccome poi con gli arbitri diciamo che non c'è grandissimo dialogo, perché non hanno, hanno disposizioni come collaboratore, non devi neanche discutere o parlare, la verità è che poi lo fai comunque continuamente perché ti passano vicino, io posso comunque cercare di trasmettere le mie lamentele e fargli capire che alcune decisioni non mi sono piaciute. E lo faccio, ripeto, con grande onestà e con grande civiltà, soprattutto perché sono una persona per bene e quindi non offendo mai nessuno, non ho mai offeso nessuno, lo posso dire in maniera un po' più decisa, convinta, un po' più dura, ma la dico sempre con grande educazione, quindi comunque quello che, ripeto, devo dire a una persona lo dico, dipende sempre dal fatto che lui sia un arbitro, un amico, un conoscente, un dirigente, un allenatore. Sì, forse lì la domanda nasce molto, focalizza molto quello che forse è ancora l'atteggiamento dell'arbitro, virgolette, lei non mi può neanche parlare, abbiamo superato questo livello. No, posso dire tutto quello che voglio, altrimenti mi fanno uguale. Cioè, la verità è che io nella mia carriera ho preso pochissimi tecnici, tranne quando ho deciso di farmi ritare, perché pensavo che, ho sempre pensato che un tecnico può darti una svolta positiva o comunque cercare di cambiare un'energia da partita. Ma io sono di tecnici, difficilmente ne ho presi nella mia carriera, non sono mai stato espulso, quindi non ho mai avuto atteggiamenti che siano stati atteggiamenti che gli arbitri non hanno compreso o capito. Certo, ogni tanto mi dicono di restare all'interno del mio box, perché spesso e volentieri quella linea la oltrepasso facilmente, sia quella del campo che sia quella che delimita eventualmente il box dove l'allenatore si può muovere all'interno, quindi quella che si avvicina poi al giudice di sedia. Però tranne quel po' di avvertimento che gli altri hanno spesso durante la partita, poi le discussioni, i chiarimenti sono una cosa abbastanza regolare che succedono quasi per tutto l'arco dei 40 minuti. Quindi...